Sì, non figato perché c'è proprio la scritta come stampato in faccia. Ci conosciamo tutti, quindi la parte del... non è necessario ripetere la parte dell'organizzazione. Stasera sono felice di avere come ospite Simone, che è un membro del Carnialug, membro fondatore, e questo è un bellissimo esempio di come la nostra associazione sta muovendo nella collaborazione con altri LUG. Simone è venuto da noi anche per la Linux Arena e abbiamo molti progetti in mente da fare assieme. So che c'è stata una fitta comunicazione fra il presidente e Simone in questi giorni. Sono molto il presidente. Per me sì, per tutto presidente, anche per legalmente un vantaggio. c'è stata una fitta comunicazione, so che hanno molte idee, man mano che verrà i tempi buoni ce le porteranno a conoscenza. E siamo un po' in ritardo, quindi lascio la parola a Simone. Buonasera a tutti. Sì, siamo un po' in ritardo perché abbiamo avuto delle difficoltà impreviste con un device che ho portato, ma insomma faremo in modo che non sia rilevante in sua assenza. Stasera parliamo di questo protocollo che è relativamente poco conosciuto, anche se negli ultimi mesi si sta diffondendo molto su un sacco di apparati di elettronica di consumo, quindi che possiamo avere in tutte le nostre case anche non essendo informatici o drogati del settore. Io ho preparato delle slide e ho preparato una parte più pratica in cui vi faccio vedere alcune cose che però purtroppo sarà inficiata dal device che non si comporta come avrei preferito. Comunque, al di là di questo. Dunque, DLNA è un protocollo per gestire e trasportare dati multimediali. La situazione attuale, nella maggior parte delle nostre vite, lavorative o professionali in modo abbastanza indistinto, è riassumibile nel fatto che ci circondiamo sempre di più e sempre più in fretta di informazioni digitali e multimediali. Quindi nell'era dell'informazione possiamo dire che la quantità di dati digitali e multimediali che ci trasciniamo dietro, che conserviamo, che creiamo, che archiviamo, bene o male è una descrizione di noi stessi, nel senso che le fotografie sono i nostri ricordi, i film che vediamo sono la cultura che ci piace, e la musica che ascoltiamo è la cultura che ci piace o che ci dà qualcosa, per cui proprio per questo la conserviamo. Quindi la multimedialità, entro certi limiti, è una descrizione dei nostri ricordi, delle nostre passioni o dei nostri interessi. La facilità con cui noi stiamo accumulando questo tipo di dati è aumentata parecchio negli ultimi anni, aumenterà sempre di più, e quindi accumuliamo una descrizione sempre più accurata di noi stessi o di una parte di noi stessi, secondo me è una parte rilevante. Se questo è un concetto che corrisponde almeno in parte alla verità, c'è un problema. Vorremmo evitare di perdere i nostri ricordi e vorremmo poterli guardare o rivivere nel modo più pratico possibile. Sarebbe bello avere il controllo di questi dati in modo da limitare le perdite e di averne una consapevolezza di dove sono, come posso accedervi, in che modo, e possibilmente vorrei fare tutte queste cose senza diventare matto perché ho i Super 8 che non so cosa fare di loro, ma sono i filmati di quando ero bimbo e non posso buttare via. Di fatto tutto questo concretamente si distingue in raccolta di fotografie, magari ancora sviluppate e tradizionali, foto digitali in formati diversi, archiviati in supporti diversi, filmati VHS, DVD, Super 8 per chi non è più giovanissimo, film acquistati, DVD, Blu-ray, VHS, collezioni musicali vinili, esistono ancora, non ci avrei scommesso, ma musica 7, DVD, altri formati. Sappiamo che l'elettronica di consumo ha prodotto varie alternative in cui archiviamo musica, alcune fortunate, alcune no. Io ho ancora un beta a casa, quindi non so qualcosa. Sì, esatto.
molto spesso accumuliamo questi dati inevitabilmente su supporti diversi e su device diversi, fra loro non sempre facilmente integrabili, quasi mai facilmente integrabili, aggiungerei dolorosamente non integrabili. Di fatto abbiamo chiavette USB, schede di memoria diverse, rimasugli di fotocamere digitali che non ci sono più, smartphone, DVD, Blu-ray, foto CD per chi ha avuto la sfortuna di averci a che fare, computer che sono rotti, non ci sono più, scomparsi, oppure che si conservano perché spenti, perché non si sa dove stoccare il resto dei dati. Media center che promettevano la soluzione di tutti i mali, in realtà si sono rivelati dei contenitori pieni di contenuti che non si sa più come estrarre e si prende Dio che non si rompa, perché altrimenti poi siamo di nuovo da capo. Appunto i foto CD per chi ha avuto la sfortuna di averci a che fare. Di fatto questa situazione stratificata nel tempo, perché la stratificazione arriva per più motivi, i formati dei dati cambiano molto più in fretta di quanto non si pensi, i formati dei supporti cambiano meno frequentemente ma molto più frequentemente relativamente all'importanza dei dati che ospitano. Una fotografia ha senso tutta la mia vita, Kodak è già fallita, il foto CD è una cosa che generazioni più recenti non sanno cos'è, quindi il formato più che il dato in esso conservato ormai è un problema, perché è difficile riuscire a recuperare agevolmente i dati. Agevolmente vuol dire voglio vedermi la foto, prendo il DVD e me la vedo, non formati di unità, il software, non si devo collegare quattro cavi, si pianta il software, sono fregato, rinuncio, bevo un caffè. Molti di questi problemi hanno una radice comune, che sono sostanzialmente la differenza di velocità di invecchiamento delle tecnologie che acquisiscono i dati e insaziabile fame di ricordi che contraddistingue gli umani, che da quando hanno scoperto che fare le foto è molto pratico, si fa foto in grandi quantità e si archiviano in ogni dove, senza alcun tipo di limite, molto più di quanto non si faceva con le pellicole. E con le videocamere digitali il problema è triplicato per il fattore dimensione. Quello che potrebbe essere una quadratura del cerchio che si vorrebbe ottenere è questo: si vorrebbe poter fruire dei contenuti multimediali in modo veloce e pratico senza dover litigare con i limiti fisici e logici che abbiamo appena descritto. Sarebbe bello farlo senza dover cercare i dati per poi accederli e leggerli e guardarli o ascoltarli. Fruire dello stesso contenuto su dispositivi diversi, la TV in salotto, il PC in camera, la TV in camera, lo smartphone, il tablet, definiti nel menu. Sostituire i singoli apparati che noi abbiamo a casa, la TV, il PC, il telefono, in modo pratico, senza doversi curare di eventuali matrici di compatibilità. Non posso prendere quel telefono perché sennò le foto non le riesco a leggere, oppure il filmato ha una codifica tale per cui il telefono non me lo riesce a riprodurre, o il tablet non lo riprodurre, quindi devo prendere un tablet con quel requisito. Ribalto il problema su lettore DVD, altri apparati più o meno intelligenti. Poter conservare i dati in modo pratico. Voglio poter gestire questa cosa in modo veloce, come un qualsiasi file digitale, cioè dimenticandomi che l'oggetto di cui sto parlando è un oggetto che semanticamente ha dei significati molto più ampi di un dato digitale freddo. Quindi gli aspetti di chiave in questo ipotetico scenario diventano integrare quello che è intrattenimento, quindi concettualmente il salotto, la TV, il telecomando con pochi pulsanti facili da usare, eccetera, eccetera, e gestione dell'informazione, cioè informatica, tecnica, cose complicate, eccetera, eccetera. Sposare l'idea che tutto questo insieme di concetti e di osservazioni, di considerazioni che abbiamo detto, è accessorio rispetto all'unica cosa importante, cioè il valore del dato in sé, cioè il valore della mia fotografia, che prescinde su tutte le considerazioni che abbiamo fatto, che nonostante questo restano molto vincolanti.
Un altro aspetto chiave è che questa ipotetica soluzione deve essere flessibile e non dipendente dai singoli elementi che io utilizzo per accedere ai dati. E quindi devo poter avere una soluzione che nelle sue componenti mi garantisce un'intercambiabilità delle singole parti. Scusate la tosse, ma va così. Perché tutto questo ragionamento ha significati ancora più rilevanti, soprattutto per chi, diciamo, frequenta il mondo libero del software. Perché il legame con un brand diventa trascurabile. Se io ho un sistema intercambiabile, quando mi stufo di un componente lo sostituisco, non sono vincolato a mantenere un legame con il marchio perché non ho vincoli fisici che mi impediscono di allontanarmi da questo. Posso gestire i dati nel modo migliore, cioè con un approccio puramente informatico. Il dato è una sequenza di bit, lo archivio, lo backupo, lo rigondo, lo gioco come voglio. Però posso fruire i contenuti nel modo migliore, cioè attraverso quello che mi propone il mondo dell'elettronica che ne consumo. Quindi la classica figura del telecomando, la TV, pochi tasti, clic, parte, fine. Intelligenza poca, operazione ripetitiva, sempre con lo stesso risultato, facile. E qui entra in gioco questo signore. DLNA è un protocollo applicativo, un protocollo di rete che sta a livello applicativo, che ha come obiettivo trasportare dati multimediali. Non fa altro, è solo un canale di trasporto. La sua logica prevede dei ruoli e dei flussi. I ruoli sono assegnati agli oggetti, i flussi collegano gli oggetti. Sui flussi passano i dati. È un consorzio di brand diversi, che provengono dall'informatica, dall'elettronica di consumo. E tutti questi brand ne diffondono ne sostengono la diffusione attaccando il loro bollino sui propri apparati e impegnandosi ad aderire alle specifiche originali del protocollo. Ad ora è un protocollo aperto, quindi non ci sono vincoli di copyright, nessun utilizzo, nessuno sviluppo. Come dicevo prima, ci sono due concetti fondamentali: ruoli e flussi. I ruoli sono tre, i flussi sono due. I ruoli definiscono un soggetto che elabora un dato, lo visualizza o lo riproduce in senso generico, quindi ad esempio la stampante fa parte di questa categoria. Un controller, che sostanzialmente è l'entità che governa i flussi, e uno storage, che è l'entità che ospita i dati. Quindi ho un soggetto che è in grado di dare dei comandi a degli altri soggetti che hanno dei ruoli di consumare un dato e di fornirlo. I flussi che questo sistema prevede sono quello che va dal controller verso il renderer e quello che va dal renderer verso lo storage. Facciamo degli esempi per capire un po' che forma ha tutto questo discorso. In un ipotetico contesto home office, io posso avere un media renderer, una TV e uno speaker di LNA. Vuol dire che la mia TV è in grado di leggere i contenuti e di comportarsi come un media renderer, di pescarli da un dispositivo di storage e di farmeli vedere, senza sapere che tipo di storage sto usando. Può essere un PC, può essere un NAS, può essere una serie di quantità di cose, può essere un cellulare, può essere un tablet. Uno speaker di LNA nativo non è altro che un renderer per uno specifico dato, cioè un dato audio. Attraverso un controller io dico al mio speaker: ok, senti, vai a prenderti questo file da questo server e riproducilo, oppure questa playlist, oppure questo insieme di file. Lui autonomamente va a pescarsi il dato e lo riproduce e lo suona. Lo suona con una certa quantità di vantaggi, perché tutto lo stream dei dati avviene sulla rete wireless, per esempio, quindi non ho problemi di virtualmente distanze, disturbi, perché comunque tutto traffico TCP/IP, ho il vantaggio di tutta la gestione degli errori, le trasmissioni, eccetera, eccetera. Un'alternativa è quella in cui posso avere un media server e un tablet o un media center evoluto. Attraverso il tablet io posso esplorare i contenuti, posso decidere di visualizzarli o di consumarli, quindi riprodurli, oppure posso dire ad un media center di andare a pescarsi i contenuti e di visualizzarli sulla TV o sul wifi, a seconda di come ho collegato.
Volendo esagerare, diciamo mettere un po' più di carne al fuoco, il mio media server potrebbe essere un server Linux con un software per fare DLNA, come ad esempio Mini DLNA o Mediaton, un device di storage puro, quindi un NAS, e quindi in questo contesto io ho i dati custoditi con una tecnologia puramente informatica, un server che mi espone questi dati. Come media vendor posso decidere di avere una serie di speaker DLNA nativi, magari con le funzionalità di party play, che poi vi spiego cos'è, un lettore in TV o un lettore Blu-ray che mi consentono di accedere ai dati, uno smart dock player come quelli che produce Samsung o quelli basati su Android ad esempio, e come media controller posso decidere di usare o un software sul PC o un software su un tablet o su uno smartphone. Di conseguenza adesso mi ritrovo ad avere il mio smartphone che è una specie di telecomando molto sofisticato che è in grado di sapere e di scoprire in modo autonomo tramite un auto discovery quali sono i media server, cioè gli oggetti che hanno dei contenuti da presentare, quali sono i render che sono gli oggetti che consumano i contenuti e di dare ordine ai render di accedere ai dati e di farmeli vedere. Quindi di fatto con il cellulare o con il tablet posso dire alla mia TV di riprodurre il filmato pescandolo dal mio NAS. Se il NAS domani lo cambio, non importa, ne metto un altro, installo il server e sono a posto. L'ho finito, estendo i dischi. Voglio un'altra televisione più grande, ne ho due. Quando faccio il browse dei dispositivi vedrò tutti gli apparati. Posso decidere di vedere lo stesso contenuto su dispositivi diversi, perché io arrivo, vedo un film, un'altra persona arriva, vuole vedere lo stesso film, ma io non lo voglio aspettare. Lui se lo vede di nuovo. Vengono fatti due stream dello stesso dato in modo completamente trasparente. Il party play, lo accenno subito, è una funzionalità introdotta con la versione 1.5 del protocollo, consente di sincronizzare più speaker sullo stesso contenuto. Quindi io posso decidere di riprodurre la mia playlist in stanze diverse, in posti molto lontani indipendentemente, oppure nello stesso posto per avere una qualità maggiore. La funzionalità mi consente di fare in modo che la riproduzione del file sia sincronizzata e coordinata. L'oggetto che stasera non sta collaborando per ora è esattamente questo, è un prodotto di Sony. Questo è uno speaker a 360 gradi, quindi è un po' particolare, ha un'interfaccia wifi oltre che cablata, è compatibile DLNA e quindi questo può riprodurre una certa quantità di formati di file audio ed è lui che va ad acquisirli da chi li mette a disposizione ed è lui che li riproduce con un suo codice al suo interno, quindi è un'unità autonoma. Se io ne ho 8 di questi oggetti, attraverso Party Play tutti questi 8 concordano la riproduzione dello stesso contenuto. No, un utilizzo semplice, il problema che abbiamo tutti. Hi-Fi devo mettere gli speaker da qualche parte, ho i fili in giro, canalette, devo tirare i cavi, battiscopa, rotture di scatole, basta. Alimentazione, power over internet, via. Attacco il dispositivo, lo configuro, lui si presenta in rete, suona. Compleanno in giardino della figlia. Zero problemi, copertura wifi, tac, telefono, via, finito. Setup veloce, zero problemi, zero fili in giro. Finito, spengo tutto e rimetto a posto, è una scatoletta grande così ed è sicuro che se funziona riempie molto bene queste stanze anche di più. Ci sono prodotti più di gamma più alta di altri produttori. La cosa divertente è che il party play è trasversale, quindi io posso comprare adesso questo oggetto di Sony, domani compro un oggetto di Onkyo perché magari mi sono convinto che il modello funziona e posso permettermi di spendere qualcosa di più. O semplicemente c'è una promozione che lo rende attraente, ma la marca diventa una cosa che io posso sorvolare. Come posso sorvolare sul mio cellulare o sul mio tablet? Ne compro un altro, basta che ci sia un software adeguato e sono a posto. Posso acquistare dei NAS che hanno già tutto quanto a bordo. Synology, un'app, hanno il software aggiuntivo da poter installare. Posso prendermi una macchina Linux e installare il software che mi serve. Posso usare Windows, perché magari ho quello, lo configura, mi espone DLNA anche lui, anche OS X dopo un po' di tortura ce la può fare e lui tende a fare il play, quindi bisogna insistere, ma la sostanza è molto simile. Questa cosa ha
ha vari impatti interessanti anche in contesto domestico. Ad esempio spariscono DVD, CD, cassette che cadono, si rompono, si graffiano, non li trovi, vuoi ascoltarti una canzone, non ce l'hai, e ce l'hai sul telefono ma non riesci a trasferirla sul wifi, non lo senti in cuffie, e questi problemi scompaiono, non, semplicemente non ci sono più. Io entro a casa, ho un servizio di Discovery, accendo la TV, vedo le foto che ho sul cellulare che ho ascoltato un attimo fa. Non ho attaccato fili, non ho sconvolto nulla, e domani sera funziona uguale, allo stesso modo. Stessa cosa con le foto che ho sul server, sul PC, sul tablet, tutto uguale. In contesti più professionali degli scenari interessanti possono essere intrattenimenti musicali in area di accoglienza, eventi particolari, manifestazioni come esposizioni, mostre, cose di questo tipo, dove magari ho necessità di avere un accompagnamento musicale specifico per ogni stanza o per ogni area. In quel caso faccio uno stream specifico su un gruppo di speaker. Faccio un altro stream su un altro gruppo di speaker, di modo che in ogni area che io voglio coprire ho l'intrattenimento musicale che mi serve, che voglio, col volume che voglio, senza dover stendere cavi, perché poi devo andare a riprendere magari, poi si rompono, poi si riprendono ai piedi, e magari non riesco a posizionare gli speaker nei posti che mi piacerebbe di più, oppure all'aperto, prima o poi qualcuno mi ci si diciamo sotto. In più, la parte video può tornare comodo in contesti, sempre in contesti positivi, espositivi, oppure in contesti di wellness, dove ci sono video che girano costantemente con dimostrazioni di esercizi, piuttosto che posizioni particolari, istruzione sull'utilizzo dei macchinari, eccetera, eccetera. Intrattenimento musicale in aree commerciali, quindi sostanzialmente aree vaste dove cablare o portare dei contenuti, penso alle radio private dei grossi centri commerciali, cioè radio finte dei centri commerciali più grossi, piuttosto che la copertura anche nelle aree aperte, quindi con speaker particolari, questo tipo di scenario può essere semplificato parecchio. Supporto audio o video a manifestazioni organizzate in aree estese, articolate, dove magari alla fine si raccoglie tutto e si porta via, perché non si deve... non ci si deve impegnare a stendere cavi, apparati, eccetera, eccetera. Un altro vantaggio, soprattutto in questi ultimi casi, è che molti speaker DLNA sono pensati per diffondere l'audio nativamente a 360 gradi, quindi in realtà non è sempre necessario pensare a coppie, come magari si sarebbe tentati, ma è sufficiente il singolo per fare comunque un buon risultato, una buona resa. Come dicevo, tutto il gioco è basato sui ruoli dei flussi. Linux può coprire tutti i ruoli previsti dal protocollo, e in particolare tra quelli più interessanti ci sono sicuramente quello di media server. Mediaton è una delle alternative, secondo me una delle più interessanti. Sostanzialmente si appoggia ad un database MySQL oppure un database SQLite per archiviare informazioni sulla classificazione dei dati, cioè dove ho i dati, che dati sono, questo per agevolare le funzioni di ricerca e di classificazione. In più mi consente di, e questa è una cosa abbastanza interessante, di configurarlo come una sorta di proxy per il contenuto online, cioè io posso propagare attraverso il Mediaton sulla rete DLNA anche quello che trovo su YouTube, i trailer online di alcuni fornitori, Apple per dirvi il più famoso, quindi io posso decidere di propagare sulla mia rete di dispositivi il mio canale YouTube, e anche questo può essere interessante per raccogliere informazioni diverse e veicolarle in modo abbastanza veloce in un contesto più chiuso, dove magari non ho o non voglio avere N apparati che streamano dalla rete. Altra cosa interessante, molto interessante, è che Mediaton gestisce una funzionalità che si chiama transcoding. Io leggo un file, lo converto e poi lo mando in rete. Questo può sembrare una cosa quasi inutile, però risolve il problema che la mia TV non supporta l'ultima release di Matroska. Allora io so che formati supporta la TV, ok, leggo il file nella codifica in cui ce l'ho, lo converto e poi lo invio nel formato in cui la TV è in grado di digerirlo, piuttosto che il mio
player Android che magari non supporta certi file audio piuttosto che certi file video, oppure semplicemente il mio dispositivo non ha le risorse di calcolo necessarie a ricomprimere adeguatamente il file che gli mando. Allora glielo mando già digerito nel modo migliore. Questo induce un certo carico, ma mi consente di non avere più il problema di dover cambiare la TV perché non leggo i file, poi di dover cambiare il software o il telefono o chissà cosa perché il formato di file non è, è diventato un problema. Quindi è una funzione attraverso la quale mi svincolo dal problema della codifica del dato e mi concentro sul valore del dato, quindi il significato che per me ha l'immagine, il film o la canzone. Mini DLNA è simile, con molte meno funzionalità, niente DB, niente transcoding, però ha un bassissimo, richiede molte meno risorse ed è abbastanza diffuso in contesti embedded, quindi se io volessi fare qualcosa con un Raspberry Pi penserei a integrare Mini DLNA piuttosto che Mediatron. Devo far girare un MySQL, non ha senso, non ho le risorse, non ci sta, non è il contesto. Mini DLNA può aiutare perché veramente ha un'impronta bassissima. Plex Media Server l'ho citato anche se non è anche se non è open source, perché ha spinto molto questa visione integrando un sacco di funzionalità. Al suo interno fa una serie di logiche, applica una serie di logiche per recuperare recensioni, locandine, testi, liriche, contestualizzazioni sulle immagini fotografiche in modo completamente automatico, quindi lui è in grado di classificare. Ho comprato un DVD, l'ho riversato, ok, sfoglio la mia media library. Il mio file con il film che ho acquistato non è solo il file con il titolo e qualche altra cosa, ma è la copertina, la retrocopertina, la biografia degli autori, la trama, le recensioni, i link rapidi verso Wikipedia e cose di questo tipo. In più integra il concetto di canale attraverso il quale porta dei contenuti in più, ad esempio fotoblog, raccogliere i fotoblog prestigiosi come Promasia per esempio, e mi consente di vedere quel canale, ad esempio Promasia, sui miei apparati, mi consente di vedere alcuni stream di YouTube, alcune trasmissioni che vengono mandate in streaming da emittenti TV, BBC, Rai, cose di questo tipo, e non solo, integra all'interno del concetto di canale le radio online, quindi mi consente di sintonizzare radio online e di propagarle attraverso questa rete. Altro vantaggio, non da poco, Plex è in grado di capire con quale device ha a che fare e automaticamente fare un tuning del file in modo che venga reso nel modo migliore, quindi fa un transcoding intelligente di modo che il tablet o il telefono ricevono un formato che abbia le proporzioni e le dimensioni corrette per essere visualizzato su un display che non è quello della TV. Non è open, è gratis, nel senso che l'installazione del server è gratuita, non è open. Servizi aggiuntivi a pagamento sono possibilità di collegare i dispositivi attraverso il sito alla tua installazione, di modo che quando esci di casa, connettività dati, ti streami i tuoi MP3 a casa tua sul tuo cellulare, per esempio. Quali vantaggi abbiamo da questo tipo di installazione? Abbiamo un controllo totale sui dati, li gestiamo come un dato puramente informatico, quindi abbiamo ampia strumentazione, ampi software, ampia letteratura per capire come evitare di fare pasticci irreparabili. Quindi possiamo parlare di affidabilità, backup, controllo accessi. Non so quanti di voi hanno un media server con due hard disk dentro, o quasi nessuno. Quindi se si guasta quello, tutto il resto viene da sé. Backup, anche lì, dubito che qualcuno faccia backup del proprio media server o delle proprie foto, se non sul cloud di qualcun altro. Potrei decidere che alcune cose che tengo a casa, perché magari ne ho parecchie, in qualche modo ogni tanto voglio averne una copia. Sì. Se utilizzo una soluzione del genere, uso una logica tradizionale, quella che userei sul PC, Time Machine, un backup qualunque, quello che voglio, quello che faccio con i miei dati di qualunque altro tipo. Controllo accessi, in un contesto non casalingo, posso decidere attraverso le tecnologie di rete
firewalling piuttosto che network puro, posso decidere quali dispositivi accedono a quali dati, quando e in che modo. Di fatto questo mi consente di interagire o di dialogare nel modo più agevole con i miei dati quando sono in salotto e me li voglio guardare, e quindi svesto i panni dell'informatico, e di gestirli con la stessa consapevolezza che ho quando ho i panni dell'informatico. Di fatto tutto questo mi consente di integrare tecnologie tradizionali dal punto di vista informatico in modo veloce, senza doverle stravolgere più di tanto, con appunto un approccio completamente elettronico di consumo. Quindi mi accontento che sul mio device che compro al Media World ci sia il bollino con il logo, me lo porto a casa, accendo, fa quasi tutto da solo, perché il discovery dei dispositivi presenti è automatico, ci mette qualche secondo, e dopodiché sono tranquillo e posso già cominciare a utilizzarlo. La comodità di poter accedere, di poter accendere un apparato e avere la mia library di 3-4 mila MP3 o le mie centinaia di DVD, e con il telecomando scorro l'elenco e decido che film voglio vedere, piuttosto che guardo, devo cercare il DVD che non è mai in ordine. Di solito quello che cerco non è mai dove sono io, è sempre da un'altra parte che non so dove. Dopo un po' rinuncio e guardo quello che c'è in TV, perché ho già perso mezz'ora della mia ora utile lorda. Invece con una cosa di questo tipo ti rendi conto che alcune cose le vai a riguardare più spesso, perché semplicemente è più semplice. In più risolvi anche un altro aspetto, che se in contesti anche casalinghi, dove magari le persone sono molto più degli apparati, la televisione è sempre occupata. Attraverso una soluzione di questo tipo, ok, mi guardo il film sul tablet, non mi cambia niente, è lo stesso dato, cuffiette, posto, non c'è nessun problema. Quindi, come dicevo prima, questo mi consente di integrare usabilità e controllo gestione sia dalla parte elettronica di consumo che dalla parte informatica, e mi consente di essere svincolato completamente dai marchi e dai formati. Quindi posso muovermi pescando le convenienze del momento sul mercato di massa, magari mantenendo, diciamo, un presidio sulla parte più importante, che è quella dove conservo effettivamente i dati, sulla quale magari faccio delle logiche di acquisto diverse. Quindi, andando avanti in questo scenario, questo approccio mi consente di dimenticare degli scenari abbastanza ricorrenti, come i media center che non sono aggiornabili, ma soprattutto quelli più economici, diciamo sotto i 100 euro, per contenere le spese e i costi, integrano la logica di decodifica dei filmati, dei dati direttamente in hardware sugli ASIC, quindi non li aggiorno più, cioè o disaldo il cipino e ne saldo un altro, quindi no, oppure rinuncio, cioè a un certo punto questo oggetto ha finito la sua vita e non ho modo di estenderla. Quindi media center che invecchiano, dispositivi che non possono più espandere, lettori DVD che magari stanno cominciando a tirare le cuoia, zona TV che si affolla di dispositivi perché ogni generazione stratifica e ne ha uno in più, no? Quindi magari mi sono liberato del Betamax, ancora no, magari ho ancora il VHS, poi sopra il lettore DVD, poi sopra il lettore Blu-ray, magari ho l'iFi in parte, ho ancora il vecchio lettore CD, quindi ho ogni tot anni ho un tassello in più che accumula, no? E ogni volta ce ne accumula, non riesco mai a eliminare qualcuno perché ho ancora dei supporti che questo signore è in grado di leggere, magari anche bene. In più, il retro della medaglia è una selva di cavi terrificante che appena per un qualche motivo devo togliere qualcosa, spostare, eccetera, mi serve una domenica in cui sono completamente libero, tranquillo, perché se uno magari è un po' nervoso fa un disastro, e devo passare la domenica a collegare tutti i cavi che avevo prima. Poi adattatori, ci siamo liberati delle scarpe da poco, ma qualcuno si ricorderà le ciabatte multiscarpe con il selettore, cose tristi, insomma, a un certo livello, no?
però bisogna digitalizzare tutto. Cioè, il mio Blu-ray devo fare una copia. Sì. Beh, questo sì, devi passare in quel modo lì, sì, quello si può fare, è necessario. Scusa, visto che sì? Lettori Blu-ray, ad esempio, che sono compatibili con lo standard per cui caccio dentro e butto? No, lettori Blu-ray che sono compatibili solo in alcuni ruoli. Cioè, io ho il mio lettore Blu-ray con la sua presa di rete, lo collego, dal lettore Blu-ray posso vedere i contenuti che ho altrove e li riproduco sulla TV. Ma non... Non il contrario, è un media renderer. Non riesce a ricoprire il ruolo di media server. Quindi i vari dispositivi aderiscono in base ad alcuni ruoli. Cioè, la TV, gioco a forza, è solo un media renderer, come una stampante lo è. Un tablet può coprire tutti quanti i ruoli, perché ha le sue foto ed è in grado di esporle, ha un display ed è in grado di fartele vedere, ha degli speaker ed è in grado di suonare. Lo speaker di LNA è puramente un media renderer perché non può fare altro che quel genere. Ci sono una cosa che forse si avvicina a quello a cui stavi pensando, è una funzionalità di alcuni TV Sony, mi pare, non so se qui sono, ma c'è un brand che ha questa funzionalità che consente di che è in grado di rendersi conto che nel suo circondario ha degli speaker di LNA, quindi riproduce il video autonomamente, ma l'audio lo veicola all'esterno. Quindi ipoteticamente io dispongo i miei apparati, mi ascolto il DVD o lo stream, quello che voglio, ma traggo vantaggio dell'ecosistema. Scusate, a proposito della digitalizzazione, legata anche al fatto dell'acquisizione del diritto a poterlo utilizzare, se io ho la mia vecchia videocassetta, audiocassetta rovinata, posso, secondo te, acquisirne un'altra digitale quando io il diritto l'ho già creato? Non c'è nessun vincolo che io sappia che leghi la versione digitale del dato e la versione digitale analogica che tu hai acquistato. Faccio un esempio, io ho il mio DVD, non so, un Mission Impossible a casa, per dire un film. Ne ho un'altra copia che ho preso, non ti dico dove, ma ne ho una, io ho l'originale, io ho acquistato, nessuno mi può dire nulla sul fatto che io ho anche una copia che non ho acquistato, è sempre la stessa. Beh, quello ricordo perché c'è stata la sentenza europea che permetteva addirittura che uno può farsi una copia. Addirittura c'è in alcuni contesti era venuto fuori il discorso per cui era un diritto poter avere una copia, sì, perché... solo per uso personale, sì, sì, sì. Acquisti l'originale. E continui a visualizzare la copia mantenendo le originali in un posto dove non si possa danneggiare, okay. Ma solo nel tuo contesto privato. Per capirci, io ho la mia tira di 33 giri, li riverso oppure li prendo altrove, conservo i miei 33 giri, non ho ancora infranto la legge, se lo faccio a casa mia. Quindi anche una transcritica, perché sì, il caso che citavamo prima era DVD su DVD e quindi una copia... Sì, o di bulo, cioè, per tanto ormai siamo tutti DVD. Comunque sono i diritti sull'ascolto di quel... Sì, infatti io questo è un diritto, non un supporto. Sì, esatto, sì. Diciamo che riversando in digitale su un hard disk, dove vogliamo, insomma, i dati che io ho acquistato sono ancora a posto se lo faccio a casa mia. Quindi siccome poi questa è una questione un po' delicata, non so se è il caso. Il problema è che molto spesso il riversare in digitale vuol dire fare delle operazioni brutalmente di cracking della protezione del DVD piuttosto che del Blu-ray che non sono consentite. Tant'è che tutti i Blu-ray adesso, gli ultimi che ho acquistato io, le case madri danno la possibilità di fare il download dal loro sito della copia digitale. Ora, qui c'è questo giochino qui sul quale sono... No, in questi casi, tu ti scarichi la copia in digitale e hai fatto un giro. Ma faccio vita di me, però... Ma no, neanch'io, no, assolutamente. Diciamo che al di là di eccezioni particolari o casi insomma, che vanno gestiti in modo diverso, la sostanza è che arrivati alla fine dell'operazione, al di là di come uno l'abbia fatto, se hai l'originale a casa tua e ti guardi la tua copia digitale, nessuno ti viene a dire nulla. Sì,
Ragionando in come dei casi d'uso di questo tipo di soluzioni, di fatto, adesso, sorvolando sulle implicazioni legali, che possiamo tranquillamente considerare, cambiando contesto, insomma, io posso far vedere dei contenuti che ho sul mio apparato ad un'altra persona, costruisco un contesto, così eliminiamo anche le possibili argomentazioni. Un amico viene a casa mia, voglio fargli vedere la foto che ho scattato nel pomeriggio in montagna. La foto ce l'ho sul telefonino. Ok, accendo la TV e gliela faccio vedere. Non devo prendere il telefono, la schedina, la metto nella TV, non mi ricordo come accedere. Accedere tutti i miei dati allo stesso modo. Di fatto ho risolto il problema semplicemente. Solo l'idea di dover a che fare col supporto, lo devo estrarre dal telefonino, mi serve l'adattatore che non trovo, lo metto nella TV, magari sbaglio o verso 3-4 volte perché non lo faccio mai, e dopo riesco a fargli vedere il contenuto. Nel frattempo abbiamo già cominciato a parlare d'altro. La praticità di tutta questa cosa qui è significativa ed è il vero stimolo a ragionare in questi termini. Facciamo un altro esempio molto, molto semplice. Due persone hanno uno smartphone in famiglia, a casa, ognuno ha acquistato, così siamo contenti, dei contenuti digitali, delle canzoni, della musica, da qualunque servizio online, Spotify, piuttosto che iTunes, quello che vogliamo. Ok, io posso ascoltarmi quel contenuto sfogliando il cellulare che sta in parte a me e ascoltarlo con le mie cuffiette, senza dire prestami il telefono, me lo ascolto. Il telefono fa la sua vita, suona, manda messaggi, naviga in rete, io mi ascolto o fruisco dei dati che lui ha a bordo. Stessa cosa col tablet, piuttosto che voglio vedere le foto che hai fatto oggi, me le guardo sul tablet, ma il telefono può essere, basta che sia in rete wifi con me, fine delle richieste. Di nuovo posso accedere ai dati in modo pratico, la sostanza di tutto questo è che mi consente interazioni di questo tipo. Come dicevo prima, alcuni media server, come Mediaton, mettono a disposizione, come c'è nel dato on the fly, gestione di streaming multipli in modo trasparente, potenza di calcolo permettendo, se sto facendo la conversione al volo, di una certa quantità di stream video, magari in HD, la macchina comincia a lavorare. Però se non sto facendo transcodifica, o se sto riproducendo dati più leggeri, o se ho risorse a sufficienza, la gestione di stream multipli è limitata esclusivamente dall'ampiezza della banda sulla rete, quindi se ho wifi ho dei limiti, se ho una rete cablata ne ho di altri. L'altra cosa interessante è che, avendo un database alle spalle, posso cominciare a ragionare in termini di non vado a cercare quello che mi serve, ma dico a lui di cercarlo e di quello di propormelo. Quindi comincio ad avere playlist per genere, classificate in modo automatico. Quindi decido che voglio ascoltare un genere musicale e non un brano specifico che devo andare a cercare. E quindi anche lì non ho la necessità di trovare il dato da ascoltare, ma lo richiede un altro che l'ha indicizzato e me lo trovo in tempi ragionevoli. Quindi ho la classificazione automaticamente per artisti, generi, brani, epoche, quello che vogliamo. Classificazione automatica di contenuti nuovi. Io voglio svuotare i miei apparati sul mio NAS e butto dentro le foto della giornata, perché voglio svuotare il cellulare o voglio liberare spazio sulla fotocamera, o voglio archiviare o mettere da parte il contenuto della mia videocamera digitale. Quindi faccio una copia via rete, anche il mio PC, il mio software, quello che voglio. Il mio NAS ospita i miei dati, il server DLNA si accorge, ad esempio sotto Linux tramite Notify, che ci sono dei dati nuovi in un determinato percorso che viene esaminato, considerato. Quando la copia del file viene finita, il sistema riceve una notifica, classifica il dato nuovo, lo indicizza e lo propone. Quindi io ho svuotato i miei dati che ho raccolto, finita la copia praticamente, io li posso sfogliare dal mio apparato TV, o posso dire, ok, ho svuotato la mia videocamera, i dati sono in cassaforte, non li tocco più, e posso vederli. Questa cosa è molto simpatica, per un motivo in più, non solo mi consente di avere
diciamo in theory, la visualizzazione migliore possibile sull'apparato che ho in mano, ma mi consente un'altra cosa un po' più sottile. Io posso conservare il dato nella massima qualità possibile, casomai la perdo per strada quando non posso apprezzarla, però non devo avere necessariamente più versioni dello stesso dato, perché magari con un apparato riesco ad avere una certa resa e con un altro apparato no, perché non riesco a riprodurre il dato. Quindi non devo intaccare l'originale, lo cambio nel modo in cui mi serve, esattamente quando mi serve. E questo è interessante perché, ad esempio, sfogliarmi le foto magari in RAW della mia fotocamera digitale con 12 megapixel sul tablet, per vedere una foto sta un quarto d'ora. Allora attivo questa funzionalità. Quando sono sul tablet il sistema mi fa una codifica diversa, magari mi riscala l'immagine, quindi trasferisco ovviamente una frazione dei dati, ma ottengo un risultato accettabile per l'apparato che sto utilizzando per visualizzarli. Questa tipologia cosa per l'audio o per il video? Questa tipologia di configurazione è abbastanza semplice o devo andare a modificare file di testo? Se la vuoi, no, lo fai sul file di configurazione del server, oppure con il media server che ho, Plex, quello che ho scritto prima, lo fa lui. Plex sta facendo molte attività interessanti in collaborazione soprattutto con LG, che si concretizzano in un apparato 12x12, abbastanza stupidotto, a cui gli si collega a cavo di rete alimentazione e presenta alle TV, quelle un po' più evolute, un client specifico Plex, che è in grado di dialogare con il server Plex per negoziare delle caratteristiche molto fini sulla qualità massima che il dispositivo può riprodurre. Quindi questo problema viene risolto nel caso di Plex in questo modo. Con altre soluzioni devi fare le cose tra due te a mano e non in modo dinamico. Ma comunque il mercato si sta dirigendo a una specie di plugin tipo quella TV. Sì, beh, il Plex c'è su molte TV Philips, su quelle LG, e c'è l'accessorio aggiuntivo da poter attaccare alle varie TV generiche, insomma. Sì, dopo avrai un menu a tendina, selezioni. Sì, sì, da quel momento hai un telecomando, una cosa del genere, sei a posto. Okay, queste sono delle funzionalità aggiuntive, come il download delle cover o dei lyrics, l'aggiunta di sottotitoli a filmati o a DVD o a video, insomma, cose di questo tipo, la funzionalità di proxy come per web radio, YouTube, eccetera. Possiamo andare più veloci. Detto questo, abbiamo discusso finora di tutte le funzionalità. Tutti questi dati passano attraverso la rete per forza di cose e quindi o Wi-Fi o RAM. Nel caso di Wi-Fi può essere necessaria qualche accortezza in più, non tanto per l'ampiezza di banda in senso stretto, quanto per la sua necessità di disponibilità costante. Essendo streaming non posso permettermi un attimo in cui non ho banda. Quindi devo stare attento a applicare delle configurazioni accorte alla mia rete Wi-Fi, cercando di fare shaping privilegiando i dati di tipo multimediale o privilegiando in modo più esteso lo specifico protocollo. Poi, di nuovo, se ho una rete Wi-Fi con pochi apparati in uno spazio fisico favorevole è tutto più semplice. Se ho Wi-Fi N è tutto facile. Se ho Wi-Fi G, ok, bisogna cominciare a ragionare, quindi devo necessariamente mettere in cantiere che se ho molti apparati, magari non tutti G, qualcuno è B, oppure ho necessità di avere stream contemporanei di filmati diversi, allora comincia a essere tutto un po' più complicato. Se invece ho RAM non ho nessun problema, ovviamente. Diciamo che una trosca full HD, diciamo senza molta compressione sul file, se ho magari più lingue,
5 canali, quindi magari ho 3-4 lingue su 5 canali l'una, ho un po' di risoluzione, se ho un Blu-ray peggio ancora, insomma un po' più di un megabyte al secondo mi viene portato via. Questo vuol dire che anche il dispositivo che legge i dati, che un megabyte è poco o nulla e non fa testo. Se comincio ad avere 3-4 stream di questo tipo, l'hardware che mi fornisce i dati deve essere in grado di sostenere il carico. Di fatto, DNA è un trasporto puro, non si occupa di fare altro. Quindi ragionevolmente la quantità di dati occupata dal file, o rappresentata dal file, in funzione del tempo in cui vedo il file, è una buona indicazione dell'ampiezza di banda, della capacità di rete che mi serve. Se il mio film o il mio file è il risultato di un Blu-ray, okay, ho 20 giga senza compressione, quelli devono transitare in rete in 2 ore, quindi uno si fa velocemente i suoi conti per capire che impatto ha questa applicazione sul resto della rete. Dal punto di vista della rete è importante la disponibilità costante di banda più che l'ampiezza di banda in sé, soprattutto in alcuni contesti, perché appunto essendo streaming non posso riprendere o ritrasmettere un dato, non è impraticabile. Riferimenti online delle varie cose che abbiamo nominato velocemente: DLNA.org è il sito del progetto. Ci sono tutti i prodotti supportati, ci sono le funzioni di ricerca per i prodotti supportati in base a ruolo, caratteristiche, marca. Ci sono recensioni, via discorrendo. Bubble UPnP è un software per Android abbastanza ben fatto, ce ne sono tantissimi e ce ne sono sempre di più. Questo è sulla scena da un sacco di tempo e ha sempre funzionalità interessanti. Adesso supporta nativamente anche storage come Dropbox, oppure Spotify, cose di questo tipo. Mediatron.cc è il sito di riferimento per il progetto Mediatron, analogamente a MiniDLNA. E Coherence non è un software specifico, cioè autonomo, è uno dei plugin per Totem che consente di accedere ai contenuti di DNA in rete. Amarok è un player molto diffuso su KDE, conosciamo tutti, ha supporto nativo, esattamente come Banshee nelle ultime release. Per quanto riguarda la parte espositiva, o diciamo, la descrizione di tutto quanto, è tutto. Io avevo portato, come avete visto, questo speaker di LNA, appunto quello di cui vi ho accennato prima, che però non riesce ad associarsi a questo Wi-Fi, e ho portato sul mio notebook una macchina virtuale con sopra l'installazione di Plex e un'installazione di Mediatron, all'interno dei quali ho depositato dei contenuti Creative Commons in termini di audio, foto e di filmati. Ho portato un tablet, che è un tablet Android, che ospita Bubble UPnP, che in questo momento sta facendo un discovery della rete e ha trovato solo se stesso, quindi ha dei margini di crescita significativi. E ho un cellulare Android, come probabilmente avrete anche voi, e se ce l'avete e avete connettività rapida potete installarvi il Bubble UPnP, è gratuito. E dopo poco, collegandovi alla rete wifi della stanza, potete scoprire sia i contenuti sia i fornitori dei contenuti stessi. Scusa, io trovo una rete proprietà con web, e questa è RCITC. Sì, e il signore dietro di te ti darà le informazioni per accedere. No, tra l'altro sul mio smartphone io ho un'applicazione che era già dentro. Quella nativa? Sì, che non è Bubble. No, funziona, ma è più limitata e non riesce a ricoprire tutti i ruoli. Bubble UPnP ti consente di coprire il ruolo di controller, renderer e server. Quindi di fatto con un'installazione qualunque
diciamo normale su qualunque telefono di Bubble UPnP, stai esponendo i tuoi contenuti multimediali, insomma con una configurazione opportuna, agli altri oggetti DLNA compatibili che trovi nella rete locale. Una cosa che ad esempio con Bubble UPnP e con alcuni media controller puoi fare, che invece con il software nativo non puoi fare. Faccio un esempio, io ho un ambiente con più speaker che ho depositato in giro, ho il mio telefono, sono in una stanza, voglio ascoltare un brano, ok? Scelgo dalla mia lista di dispositivi lo speaker che ho davanti a me, scelgo il contenuto, faccio una playlist e la lancio e lui inizia a suonare. Poi mi sposto, dico al mio telefono, ok, questo stream riprendilo di là, io mi sposto, il mio controller ordina le cose opportune e lo stream si ferma e riparte, però non ho cambiato playlist, non ho fatto alcun tipo di ricerca. Questo non sempre è possibile con tutti gli apparati. Un'altra 26 volte 1. Scusa. La password web è 26 volte il numero 1. Ah, ok. Di fatto, io vi ho dato la continuità e poi in compenso non ho dato la mia password. Sì, infatti stavo cosa. Dirla registrare un video che andrà su YouTube, però. Cioè, il video andrà su YouTube, per cui. E quindi sei fregato. Cioè, sei... Quindi tutti quelli che verranno San Vito possono venire. Esatto. Esattamente, perché tu non la cambieranno, cioè ti darai questa password. Tutta la vita l'ho fatta. Tutti vuoi cambiare la adesso. Ma anche la password di Gmail, di Dropbox e dell'home banking, vero? Stai registrando, no? Sì, 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 sì. A che banca ti appoggi? Sapevo che non dovevo portare. Oh, vero che è comparso un GT? Sì, mio. Esattamente. Vai, facci vedere le foto sconce. No, a parte la battuta, c'è la possibilità anche di bloccare i contenuti. Allora, questa è una domanda che mi hanno fatto anche altre volte quando ho illustrato questo tipo di cose. No, nel senso che tutto questo è stato pensato per diffondere i contenuti, non per vincolarne la chat. Non si cura di nessun criterio di sicurezza, non c'è autenticazione, controllo accessi nativa del protocollo. Si affida a quello che all'infrastruttura che trova, quindi quel problema di affrontarlo con un firewall applicativo all'esterno, con VLAN, con altre cose di questo tipo, con una rete wifi dedicata in cui magari dentro di MAC address o gli apparati in un altro modo, ma affidandoti a delle tecnologie diverse da questa esterna. Il concetto è che questa cosa semplifica la condivisione dei dati, quindi semanticamente tra gli accessi va in direzione diversa. Io posso continuare a fruire dei contenuti nella maniera tradizionale, se voglio andare direttamente al NAS, ci arrivo. Sì, per carità, quello sì. Una cosa interessante è che tu, una volta che hai definito ad esempio una playlist sul tuo controller, puoi decidere che quella playlist diventa locale. Quindi lui, anziché ordinare ad un media render di acquisire i dati e riprodurli, se li scarica, gli fa un download di quella playlist, quindi tu ipoteticamente a casa hai tutti i tuoi dati organizzati, ok, decidi che una certa playlist la vuoi portare in ufficio, te la scarichi sul telefonino e poi te la ascolti. Ma non si possono creare delle regole del tipo su un determinato device puoi mettere solo determinate playlist? Determinati in questo momento non in modo agile, cioè devi inventare qualcosa che non c'è. Sì, più che altro penso tipo ai film, tipo quando ci sono dei bambini, dargli l'accesso alla videoteca, film magari non è previsto. Cruenti, potrebbe invece un po' più pratico, il genitore sceglie una playlist, dopo il bambino si attacca, mette la sua password, viene loggato il suo device, che può essere il suo televisore, cose. Non c'è niente di simile, in questo momento non c'è niente di simile. Oh, i
device aumentano sempre di più. Adesso sfogliare la rete diventa molto, molto interessante. No, basta che tu lanci il dispositivo, cioè lanci il software, lui va a discovere la rete. Device solo nel mio router adesso. Perché mi domanda il name. Sto facendo suonare qualcosa da qualcuno, immagino, a meno che non mi abbiate. Esattamente. Io ho pescato un file audio dalla mia virtual machine che me lo presenta. Ho scelto un dispositivo a caso, casualmente il suo, e gli ho detto: ok, prendi questo file, suonala via. Lui semplicemente, adesso quel cellulare sta leggendo in streaming l'MP3 che sta sulla mia virtual machine, sta lì perché in questo momento è pratico così, voglio dire, ma concettualmente questo è, non solo io sto pilotando anche il suo volume, nonostante lui mi stia boicottando, il volume dello speaker del telefonino lo sto gestendo con un tasto di volume. Prova a variare un po' il volume, perché così. Adesso sto sfogliando i contenuti multimediali di un signore che ha un mobile GT8250. E scopro che ha video filmati, sì, delle foto. No, adesso a parte questo tipo di cose, diciamo in questo momento facilmente spiacevoli perché ovviamente non eravate preparati a questo tipo di cose, però è significativo perché il suo cellulare io non l'ho mai visto, come non ho visto il suo. Il mio dispositivo non sa neanche che faccia hanno gli altri apparati. Qualcuno sta suonando qualcosa sul mio cellulare. No, sul tablet per la precisione. Questi device non si sono mai incontrati, io non ho fatto nulla di incredibile, ho cliccato a caso tre tasti e la cosa ha funzionato. La semplicità di tutto questo è esattamente di questo tipo. Cioè nel senso che un punto uno sul sito, ho provato altri e mi dice impossibile. Impossibile riprodurre. Questo non saprei. Stiamo anche facendo un sacco di cose in modo scorto. Non so se riesci a forse far buffering, perché tende a fare buffering e poi. Ah, beh, può essere. Non so che ampiezza di banda abbiamo. Appunto che non vorrei che appunto troppi di giugno non ci sono. No, ben 5 Samsung che anche io che l'ho scelto. Però c'è un high precision, un reselling. Ecco, adesso succede. Questo è tutto, questo è veramente molto interessante. Adesso sto cercando di fare un altro esempio abbastanza carino in cui io ho chiesto al mio cellulare di riprodurre un filmato sul tablet. Di fatto è partito di nuovo il filmato, proviene dal mio candidato, si è fermato, ok, è un gatto, sì, è il mio gatto, questo è un altro dei contenuti che qualcuno sta facendo visualizzare sui miei apparati. Esattamente. Quello che stiamo vedendo, in modo più o meno inconsapevole, sì, è la sostanza di quello che vi ho fatto vedere. Al di là del fatto che il mio speaker non si ostini a, cioè, si ostini a rendermi la vita difficile, ma la sostanza è esattamente questa. Io non ho necessità di configurare o decidere praticamente alcunché. Io ho definito dei criteri molto semplici, cioè l'aderenza ad un protocollo noto, aperto, e la presenza di alcune soluzioni software compatibili che aderiscono a questo protocollo. E tutto il resto viene gestito in modo molto veloce. La classificazione dei contenuti che avete visto, che state vedendo,
è automatica, quindi il fatto che voi spogliate la library remota e che viene già classificata in foto, audio o video. Infatti vedo album, vari compositori, generi, playlist. Esattamente, viene generato al volo in modo molto molto automatico. Chiaro, se io avessi, non so, un SD con 64 giga piena di filmati, ci mettiamo un po' a carburare, ma capiamo che un qualsiasi software installato su una macchina decente non ha nessun problema a classificare e a sfogliare una libreria di dati estremamente ampia. Quindi io la ricerca e la classificazione dei dati la faccio in modo estremamente veloce. Non ho problemi a trovare un artista o una canzone all'interno di una biblioteca di 5.000 oggetti. È la stessa cosa per i film. È il mio dispositivo che me li propone già ordinati in un certo modo. Quindi ho la classificazione per artista e dentro ho un elenco alfabetico che sfoglio in modo molto veloce. Analogamente per genere o per quello che vogliamo alla fine, o per elenco totale, insomma, singola canzone dietro l'altra, o film, o foto. In più, le soluzioni solo un po' più evolute, neanche tanto, classificano le fotografie in base ai dati EXIF. Quindi io in base a quando ho fatto la foto, me la ritrovo già classificata nella foto, nelle foto del 2010, o di settembre 2010, o 2011. Quindi, e c'è... Vedo i brani musicali, ma non me li fai eseguire. Qui c'è Current State, mi dà un errore praticamente. O meglio, Connection Error, non viene ricevuto nessun risposto. Ok, aspetta, non serve. No, poi ho visto prima che quelli tipo quello più corto, cioè come durata, non me l'ha fatto eseguire gli altri, tipo 3 minuti, eccetera, eccetera. No. Adesso non so se sia magari un discorso di domanda. Non so, non voglio infilarmi in una sessione di debug di tutto quanto, insomma, ma la sostanza è che al di là del contesto attuale, in cui in poco tempo abbiamo acceso e spento una decina di apparati. Il sistema ha reagito presentandoli e presentando i contenuti di ogni apparato, che mentre magari veniva sfogliato è morto. O la rete wifi non ha tenuto tutto carico. Cioè, ci sono mille cose che non stiamo, cioè, che stiamo ignorando nel modo più becero possibile. Quindi che ci sia qualcosa che non torna, me lo aspetto. Ma vi assicuro che in una situazione stabile io non uso più nessun supporto da 2 anni, non esiste più una cosa diversa da questa. Ma la cosa della classificazione, tipo l'esperimento che abbiamo fatto adesso, i contenuti sono distribuiti su vari device, li sono e rimangono. A meno che tu non ritiri al tuo software, li scaricate. Cioè, sempre, ma è sempre il protocollo che si fa su quello, o usa altro. Quindi oltre streaming può fare anche streaming e salva. Ok. Sì, ma quel server lì è un backup oppure è un salva temporaneo? L'abito una 5 dietro? No, nel senso io mi collego con il mio telefono, no? E lo salvo in locale, il file già. Ma ha a che fare con un'impostazione, diciamo, di backup, oppure io lo salvo temporaneamente perché. Perché vai via? Fai una playlist e dici save local, clic, e lui scarica la playlist e tu ce l'hai. E chi richiede che salvo anche per caso di prima, poi anche digli mandalo a salvo. No, e chi io, il dispositivo, voglio prendere una copia di questa playlist e tenerla a nostra. L'esempio classico, esco di casa e voglio portarmi la mia playlist in ufficio. La configuro, la salvo e vado via, e mi ascolto le canzoni con le cuffie. Sì, ma se voglio implementare una soluzione di punto backup proprio, punto vero e proprio, devi implementare una cosa che mio. Questo signore ha alcuni componenti scriptabili che possono fare quello che chiedi. Ah, ok, su un'altra macchina. Lo installo su un'altra macchina, ha scritto e lui si fa carico di questo. Non userei questa cosa però, perché sto facendo backup di contenuti digitali. Alla più forca uso la sync, voglio dire. Ah, ok, sì, no, appunto dico, no, questo
non c'entra niente con il protocollo di RNA, nel senso sono me, nel senso, cioè tipo io ho il mio praticamente il mio storage, ok, mette dentro i contenuti, ok, e uso il protocollo di RNA per distribuirli, però ovviamente non voglio che mi si bruci il disco, e quindi voglio una copia di backup. Questo è la punto protocollo, immagino. Sicuramente il protocollo all'interno c'è un... No, quell'aspetto lì lo gestisci, gestiresti in quei file open office, certo, quello che vuoi. Sì. Una domanda, c'è un sistema di sicurezza, nel senso di matching tra i device, in maniera tale... Non esiste il concetto di peering, se vuoi pensare a una cosa. No, più che altro penso che io lancio questo programma, metti caso che per vari motivi adesso ci sono tante reti wireless libere, normalmente il cellulare, io parto dal presupposto di chi non ne sa di elettronica e di informatica, che è quello lì. Sono fregato. Sì. Cioè, del tipo io. Cioè, per rispondere alla tua domanda. No, è una questione, del tipo, questo cellulare quando mette una rete wireless, lui si aggancia perché vuole usare WhatsApp fregando la banda agli altri. Facendoti un esempio. Aspetta che chiudo. Ad esempio, faccio questa cosa qui, mando questo, lascio il programmino come demo che gira perché mi è comodo andare a casa per la sincronizzazione delle foto. Io che sono una persona furba, cosa faccio? Tipo una fiera da qualche migliaio di visitatori, metto su un bel access point wireless farlocco. Più semplice, vai in un centro commerciale, hotspot wifi, ciao. Sì. E quindi, se uno ha sul suo apparato ha il software attivo ed è configurato per servire i contenuti, tu gli accendi i contenuti. Come dicevo prima, non ci sono, il protocollo non prevede nulla che limiti l'accesso. È votato al contrario. E si può accedere anche file tipo temporanei di internet, cose del genere? O fare... Dipende come tu hai configurato il software che eroga i contenuti, gli dici delle folder da esaminare e da esporre. Perché comincia a diventare pericoloso, perché se uno scarica giù temporanei di internet ha gli accessi all'home banking. Certo. E di nuovo, questo protocollo non è pensato per gestire degli accessi. Questo problema non è neanche contemplato. Non esiste una parte minimo. Hai la corrente wifi, fai in modo che sia robusta. No, ma dal punto di vista, ovviamente sì, se è vicino, io potrei vedere anche dei dispositivi DNA. Se è vicino, usa la tua rete, sì. No, ma se tu vicino usa la tua rete, hai un problema prima. È l'unico caso. Però i dispositivi, per questo lo posso, lo associ solo alla tua rete, mi sei tranquillo. Quindi la sicurezza si basa sulla sicurezza della rete che hai e sulla sicurezza delle connessioni wireless che vai. Le uniche cose che puoi dire sono: utilizza la connettività 3G o Wi-Fi o nessuna, esponi questa folder, cioè prendi i contenuti da esporre da questa folder piuttosto che da un'altra. Non hai altro. È un po' debole sulla... Non è pensato per affrontare questi problemi. Sì, no, più che altro mi immagino. Non è debole se deve andare nel deserto. No, ma la sua consuetudine. La questione, mi immagino la gente che non è consapevole di questi problemi gira con roba. Ma quelli gli effetti della rubrica comunque. Sì. Cioè, non è peggiorativo rispetto alla situazione attuale, è solo un po' più facile. Sì, però sai. Capisco che se lasci vai in giro con Bluetooth e ti fanno un attacco e riescono ad entrare nel... Cioè, fanno marketing anche in questo modo, quindi non è una cosa così infrequente. Però tra lasciare la porta chiusa a chiave con una chiave debole e lasciarla totalmente spalancata... Ma cioè, nessuno ti obbliga ad utilizzare questo software meno consigliabile di fatto, quindi se ti muovi in un certo modo configura di conseguenza. Ma banalmente il default nel mondo di molte di queste applicazioni è di usare solo wifi e sono certe reti wifi, quindi vorrebbe dire che tu esci di casa, trovi una rete wifi che ha lo stesso nome della tua, con la stessa password della tua. Di nuovo hai un problema prima, qualcuno ha fatto qualcosa di più grave che pensare di prendere il default del tuo cellulare. Sì, no, quello che dicevo sul protocollo è che io posso agganciare il protocollo a determinate reti wifi. Sì. Ah, quello mi interessava. Ah, sì, no, questo sì, assolutamente. Ah, ecco. Questo sì. Cioè, chiaro, ok, trovo la rete wifi libera, il cellulare si aggancia.
indipendentemente da come lo configuri il default, lui prevede una libera, ci si sì, però non mette in condivisione i file. Puoi configurarlo in modo che non si può. Questo mi interessa. Sì, questo sì, ce l'hai. Come arriva a dire questo concetto? Non puoi accedere. Quello che stavo dicendo era che le configurazioni che puoi applicare su un media server, come potrebbe essere un software su uno smartphone, per dire, che ha questo ruolo, è abbastanza poco in termini di sicurezza, perché non è proprio l'obiettivo di questo software. L'obiettivo è esattamente il contrario. Tu cosa puoi dire? Di non usare 3G per condividere i dati? Ok? Di usare solo Wi-Fi, ma magari solo certe reti Wi-Fi. Ora, se tu sei in una zona in cui hai una rete libera, il telefono si associa, quindi la connettività Wi-Fi ce l'hai. Devi dire al software di non utilizzare quella rete. Ah, questo è possibile. Questo è possibile, ma di fatto è tutto può succedere e tutti possono essere adeguatamente sbadati da combinare innumerevoli disastri, e questo in ogni contesto. Ma viene da sé che se mi costruisco tutto questo con un po' di cose, la consapevolezza minima di quello che sto facendo fa sì che in certi contesti, come magari disattivo certi software piuttosto che altri, okay, annovero fra quelli da disabilitare anche questi alla peggio, cioè se non ho altre soluzioni utilizzo l'approccio che ho, cioè come disattivo altre cose e disattivo con questo, insomma. La sostanza è che tutta questa tecnologia serve per rendere più semplice l'accesso ai dati. Quindi nelle intenzioni di chi ha pensato tutto quanto è antitetico vincolarne l'accesso, che possa essere un limite in alcuni casi, possiamo parlarne, possono anche essere d'accordo, non è assolutamente un problema, ma l'obiettivo era tanto. Perché, cioè, guardando la cosa dall'altro punto di vista, non ho voglia di dover configurare ogni volta tutti gli apparati che cambio ogni tanto. Voglio una cosa semplice, devo vedermi le foto, clicco, vedo le foto. Se il compromesso è quando esco di casa spengo quel software, ok, lo spengo, fine del problema. Come chiudo la porta, spengo, anche questo è fine. Scusi, domanda, se a casa appunto imposto un sistema del genere, la sicurezza dei dati è appunto, diciamo, demandata solo alla sicurezza della mia rete Wi-Fi? Della rete Wi-Fi o del tuo firewall di periferia. Ok, basta. Sì, cioè, se una volta che uno accede alla mia rete Wi-Fi, accede a tutto. Quindi l'ipotetico ospite viene a casa tua, spoglia la tua rete DNA e poi sono fatti buoni. Insomma. No, molto bello. Quindi niente più Wi-Fi agli altri. Due, ma hai già dato via tutti i soldi per farti l'apparato, non hai per un altro hotspot. Adesso obiettivamente nella nostra rete Wi-Fi, che ci siano i nostri filmati personali o i nostri file personali di altra natura, pari buco, se mettiamo in conto il fatto che un visitatore, un ospite venga a guardare cosa abbiamo in rete, cioè come l'ospite viene e mi fa la scansione dei device del mio ecosistema di DNA, lo stesso può fare una verifica su quali manifold chips sto esponendo. A quel punto, ok, forse non mi prende le foto o non guarda le mie foto, magari guarda tutte le mie bollette che mi hanno mandato via mail e che ho attivato sul mio NAS, per dire, cioè, quello che voglio dire, ok, siamo d'accordo, non ho un controllo di accessi, va bene, ma il contesto in cui questa cosa si espone è un contesto che deve essere garantito a priori, cioè amichevole a priori. Sì, cioè, l'obiettivo è accedere ai contenuti, la condivisione del contenuto e la praticità di accedervi, e questo è il nocciolo della questione. Quindi, scusa, un po', cioè, non so quanti di voi hanno, che ne so, Radius a casa, non credo, effettivamente. Quindi, insomma, ok, ci sta. Il discorso appunto Wi-Fi, quindi io a casa, se voglio avere appunto accesso all'internet, diciamo con poi distribuzione Wi-Fi eccetera eccetera, e voglio avere anche questo esempio qua, quindi avere due reti distinte,
Nel senso, avere una rete wifi. Tu dai la tua rete wifi ai tuoi ospiti? Io ho una rete per gli ospiti. Questo dico, nel senso, se tu vuoi dare i tuoi ospiti, cioè, non so, i miei ospiti o hanno 3G o si attaccano col filo. Ah, ok, se no, cioè, voglio dire, io non è che faccio l'ISP a casa. O 3G devono fare una rete ospiti per loro. Cioè, viene a trovarmi gente che conosco da una vita, cioè se devo preoccuparmi di questo aspetto dei loro confronti. No, no, è giusto per capire, perché in effetti ho un problema etico a monte. Sì, perché se viene usata una rete wifi sola per entrambe le cose, ovviamente una volta che mi sono parlato. Mi sembra che alcune volte dopo una sessione ospite puoi assegnare un indirizzo completamente diverso. Ah, vabbè, ma attenzione che tu puoi complicarti la vita in tanti modi, come ho detto, hai la sicurezza perimetrale, non sarà l'efficacia o la sicurezza per antonomasia, ma comunque ci ha portato avanti per anni. Nessuno ti dice che sul tuo access point hai delle configurazioni di firewall specifiche, per cui solo ai tuoi IP consenti quel tipo di traffico, al tuo, quello del tuo server, telefono, tutti gli altri quel traffico lì non lo fanno. L'access point in termini di su una rete wifi è il centro dove passano tutti i dati di tutte le comunicazioni. In alcuni, non in tutti, ma in quelli meno sciocchi, puoi fare in modo che le comunicazioni dirette fra gli apparati senza passare per l'access point siano vietate. Quindi insomma, non sei proprio a nudo, o meglio, sei a nudo tanto quanto lo sei senza DLNA, cioè come c'è al tuo CIFS o al tuo NFS. Questo però qua a livello di firewall appunto utilizza delle porte specifiche? Ma a parte che utilizza porte specifiche, ma almeno con IP table sai il modulo content che lavora a livello 6, quindi puoi divertirti se ce la fai, nel senso che è costoso, ma puoi insistere, voglio dire. E se no ci siete. Insomma, ci sono degli strumenti che non siano quelli più usuali o quelli che attivi con un click, possiamo parlarne, ma di nuovo l'obiettivo è l'altro. Anche perché se il mercato è quello del consumer, non puoi pensare che avevi uno a sfruttare manuale di una parte. No, perché fallisce cioè, vado a sciare la domenica, torno a casa, guarda che belle foto che ho fatto. Sì, però la password, allora tu, il MAC address, allora, ciao, ti stacco, te le porto domani, via. Invece cos'è? Invece arrivo, guarda le foto, guarda che belle foto, bevo caffè, ne parliamo, facciamo la tuta, la chiacchiera, questo è il contesto. Se poi io ospito delle persone a casa mia che hanno delle mire offensive rispetto al mio mondo digitale, boh, ci incontriamo a bar, voglio dire, no? Cioè, non viene a casa mia. Posso avere di questi problemi? Boh, ci metteremo nei centri commerciali a... secondo me se trovi lo spot wifi sul tuo telefono qualcuno si aggancia, forse vedi qualcosa. Ma cioè, stupidamente, come facevi 8 anni fa con Bluetooth. O con l'IRDA, ancora prima. Oddio, con l'IRDA? Perché se non lascia Bluetooth a... Sì, ma cioè, voglio dire, questa roba qua non deve né stupire né spaventare. C'è una certa quantità di aziende che fanno marketing in questo modo, cioè inviandoti della messaggistica promozionale pubblicitaria e Bluetooth, ma non è che questo sia peggiorativo o migliorativo rispetto all'esistente. In realtà, se vogliamo, possiamo argomentare sul fatto che i dati che veicoliamo hanno un contenuto personale più importante, ok? Ma ci sono strumenti per superare questo problema, che sono per metà potenza e per metà la sicurezza di rete che abbiamo fatto per diciamo che è proprio la sicurezza il problema. Però scusate, per anni che però appunto l'utente comune non possiede. Appunto che non possiede questa conoscenza. Siamo d'accordo, potrei essere perché cinico. Quello, il problema è l'utente comune. Potrei essere cinico ancora, l'utente comune lo ingabbia lo stesso. Non gli serve il DNA per essere incappettato. Sì, quello è vero. Quindi, ok, di nuovo. D'accordo, è un problema, ma non è così più grave. Tanto gli stessi contenuti li ritrovi sulla sua pagina di Facebook. Sì, tra l'altro, bravo. Alcuni